Allora, io questo video non volevo farlo, cioè mi sembrava un po' inutile registrare una reaction ad un live di appena 4 minuti. Infatti, avevo intenzione di guardare l'esibizione per i fatti miei la notte quando sarebbe uscita, solo che poi mi è venuto mal di testa e sono andato a letto presto. Così il giorno dopo, visto che dovevo ancora guardarla, mi sono detto a sto punto chiedo su Instagram se vogliono una mia reaction. E ovviamente avete risposto di sì, quindi eccomi qua. Sinceramente sono ancora un po' dubbioso, ma se me l'avete consigliata ci sarà un motivo. Vero? Spero per voi che non mi stiate facendo fare un video inutile o vi mando i 9 vescovi del Dima a casa. E visto che sono già in ritardo, direi di guardarci questa nuova puntata del Late Show con Jimmy Fallon senza perderci in futili chiacchiere. Come al solito cuffie, che purtroppo mi stanno abbandonando e presto dovrò cambiarle, e facciamo play. Performing level of concern with a little help from their friends, here are 21 pilots. Dai. Oh, bella la batteria che richiama il video. Bella, bella. C'è Josh che sta cantando! Raga, Josh che canta! Ma stiamo scherzando! Is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern. But you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Panic on the brain. Michael's gone insane. Contento che Josh stia cantando. Carino. Yes, grande Tyler. Cosa, Ned? Ned! Ma che cazzo! Ok! Va bene, non lo so, va bene! Aspetta, fermi tutti, ma... sbaglio o sta cambiando il testo? Cioè, non... sono scemo io? Cioè, sì, sono scemo, però il testo mi sembra leggermente diverso? Non lo so... vabbè. Sì, è decisamente diverso. Ma che carino è Ned che suona. Mi fa ridere perché mi pare che in un'intervista abbiano detto che Ned non potrebbe mai suonare la chitarra perché ha le braccia troppo piccole, e qua sta suonando la chitarra.
Sorpresa decisamente gradita, decisamente gradita. Continuiamo. Cosa vuol dire facendo la limonata? Ma perché? Ma perché? Aiuto! Immagino sia una metafora per dire quando la vita ti dà limoni, fatti una limonata, visto che c'è una quarantena e suppongo che loro stiano cercando di ricavarne il meglio. Però, boh, mi ha un attimo spiazzato. Via email. La limonata via email, ok. Bene, avevate ragione voi, dovevo farci una reaction. Prometto che in futuro non dubiterò mai più del vostro giudizio. Le mie considerazioni le avete sentite nel corso dell'esibizione, però c'è un'ultimissima cosa che vorrei dire. Tyler e Josh erano già stati ospiti da Jimmy Fallon, tipo un botto di anni fa, e ora che sono tornati magari potremmo rivederli una terza volta. Speriamo. Questo mese infatti hanno rilasciato un po' di interviste, sia mai che ce ne scappi un'altra. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, così la prossima volta potrete rispondere anche voi ai sondaggi. Vi lascio il link in descrizione. Per oggi è tutto e... Ma avete visto le foto del matrimonio di Josh ed Abby? Cioè, quanto sono bellini! Adesso però devono muoversi a figliare, così Ross può fare amicizia con qualcuno. Forza! In camera da letto, che i figli non si fanno mica da soli.